Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Noi siamo in un mese nuovo, mese di giugno, e durante questo venerdì incominceremo la lettura di un altro libro della parola di Dio, che è il libro dei Giudici. Dopo la conquista del territorio di Canaan, che ora diventa territorio di Israele per le 12 tribù, noi sappiamo che c'è un momento difficile, un momento in cui il popolo era passato del tempo e non avevano fatto, compiuto, praticato, vissuto la parola del Signore. Ma io non sto qui a anticipare, vogliamo capire che cosa accade in questo periodo dei giudici, vogliamo ascoltare la parola di Dio. Giosuè è morto e anche altre persone erano morte, ossia nuove generazioni sono venute fuori, e vogliamo con questo capire quanto è importante che le nuove generazioni possano camminare con Cristo, ossia i miei figli, i tuoi figli e i figli dei nostri figli, i figli dei figli dei figli. È molto importante, è fondamentale. Quindi vogliamo ascoltare con attenzione. Noi durante questa puntata noi leggeremo il primo capitolo e il secondo capitolo fino al versetto 15, parola del Signore, libro dei Giudici, primo capitolo. Dopo la morte di Giosuè, i figli di Israele consultarono il Signore e dissero: chi di noi salirà per primo a combattere contro i cananei? Il Signore rispose: salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani. Allora Giuda disse a Simeone, suo fratello: sali con me nel paese che mi è toccato in sorte e combatteremo contro i cananei. Poi anch'io andrò con te in quello che ti è toccato in sorte. Simeone andò con lui. Giuda dunque salì e il Signore diede nelle loro mani i cananei e i ferisei. Sconfissero a Bezek 10.000 uomini. Trovato Adoni Bezek, a Bezek l'accamparono, l'attaccarono e lo sconfissero, i cananei e i ferisei. Adoni Bezek si diede alla fuga, ma essi lo inseguirono e lo presero e gli tagliarono i pollici e alluci. Adoni Bezek disse: 70 re a cui erano stati tagliati i pollici e gli alluci raccoglievano gli avanzi del cibo sotto la mia mensa. Quello che ho fatto io, Dio me lo rende. E lo condussero a Gerusalemme, dove morì. I figli di Giuda attaccarono Gerusalemme e la presero, passarono gli abitanti a fil di spada e incendiarono la città. Poi i figli di Giuda scesero a combattere contro i cananei che abitavano la zona montuosa, la regione montuosa e la regione bassa. Giuda marciò contro i cananei che abitavano a Hebron, che prima si chiamava Kiriat Arba, e sconfisse Shesai, Aiman e Talmai. Di là marciò gli abitanti di Debir, che prima si chiamava Kiriat Sefer. Caleb disse: a chi batterà Kiriat Sefer e la prenderà, e io darò in moglie mia figlia Achsa. La prese Otniel, figlio di Kenas, fratello minore di Caleb, e questi gli diede in moglie sua figlia Achsa. Quando lei venne ad abitare con lui, persuase Otniel a lasciare chiedere un campo a suo padre. Lei scese dall'asino e Caleb gli disse: che vuoi? Lei rispose: fammi un dono, perché tu mi hai dato una terra arida. Dammi anche delle sorgenti d'acqua. Ed egli gli diede le sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti. I figli del Keneo, suocero di Mosè, salirono dalla città di Palme con i figli di Giuda nel deserto di Giuda, che è a mezzogiorno di Arad. Andarono e si stabilirono fra il popolo. Poi Giuda partì con Simeone, suo fratello, e sconfissero i cananei che abitavano a Serfat. Distrussero interamente la città che fu chiamata Corma. Poi Giuda prese anche Gaza,
con il suo territorio, Ascalon e con il suo territorio, e Ecron con il suo territorio. Il Signore fu con Giuda, che scacciò gli abitanti della regione montuosa, ma non poté scacciare gli abitanti della pianura, perché avevano carri di ferro. Come Mosè aveva detto, Hebron fu data a Caleb, che ne scacciò i tre figli di Anak. I figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei che abitavano Gerusalemme, perciò i Gebusei hanno abitato con i figli di Beniamino in Gerusalemme fino a oggi. La casa di Giuseppe salì anche essa contro Betel, e il Signore fu con loro. La casa di Giuseppe mandò esplorare Betel, città che prima si chiamava Luz. Gli esploratori videro un uomo che usciva dalla città e gli dissero: «Insegnaci la via per entrare nella città e noi ti tratteremo con bontà». Egli insegnò loro la via per entrare nella città ed essi passarono la città a filo di spada, ma lasciarono andare quell'uomo con tutta la sua famiglia. Quell'uomo andò nel paese degli Ittiti e vi costruì una città che chiamò Luz, nome che essa porta anche al giorno d'oggi. Anche Manasse non scacciò gli abitanti di Bet-Se'an e delle città del suo territorio, né quelli di Tanaac e delle città del suo territorio, né quelli di Dor e delle città del suo territorio, né quelli di Ibleam e delle città del suo territorio, né quelli di Megiddo e delle città del suo territorio, perché i cananei erano decisi a restare in quel paese. Però quando Israele fu abbastanza forte, assoggettò i cananei a servitù, ma non li scacciò del tutto. Anche Efraim non scacciò i cananei che abitavano a Gezer, perciò i cananei abitarono a Gezer in mezzo a Efraim. Zabulon non scacciò gli abitanti di Chitron, né gli abitanti di Naalol, e i cananei abitarono in mezzo a Zabulon e furono costretti a lavorare per gli israeliti. Asher non scacciò gli abitanti di Acco e né gli abitanti di Sidone, né quelli di Alab e di Achzib, di Kelba e di Afik, di Reob, e i figli di Asher si stabilirono in mezzo ai cananei che abitavano il paese, perché non li scacciarono. Neftali non scacciò gli abitanti di Bet-Semes, né gli abitanti di Bet-Anat, e si stabilì in mezzo ai cananei che abitavano il paese, ma gli abitanti di Bet-Semes e di Bet-Anat furono da loro assoggettati a servitù. Gli amorei respinsero i figli di Dan nella regione montuosa e non li lasciarono scendere nella valle. Gli amorei si mostrarono decisi a restare a Archeres, a Ayalon e a Saalbim, ma la mano della casa di Giuseppe si aggravò su di loro, tanto che furono assoggettati a servitù. I confini degli amorei si estendeva dalla salita di Acrabim, andando da Sela in su verso il nord. Giudici capitolo 2. Noi leggeremo questo capitolo fino al versetto 15. L'angelo del Signore salì da Gilgal a Bochim e disse: «Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: io non romperò mai il mio patto con voi. E voi dal canto vostro non farete alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari, ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Perché avete fatto questo? Perciò anch'io ho detto: io non li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi, e i loro dei saranno per voi un'insidia». Appena l'angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti i figli di Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce. Poi posero a quel luogo il nome di Bochim e offrirono là dei sacrifici al Signore. Giosuè
rimandò il popolo e i figli di Israele andarono ciascuno nel suo territorio a prendere possesso del paese. Il popolo servì il Signore durante la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatte in favore di Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun e servo del Signore, morì all'età di 110 anni e fu sepolto nel territorio che gli era toccato a Timnat Keres, nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gaas. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella, vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore nelle sue opere che egli aveva compiute in favore di Israele. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal. Abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dall'Egitto, e andarono dietro a altri dei. Fra dei dei popoli che li attorniavano, si prostrarono davanti a essi e provocarono l'ira del Signore. Abbandonarono il Signore e servirono Baal e gli idoli di Astarte. L'ira del Signore si accese contro Israele ed egli li diede in mano ai predoni, che li spogliarono, li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano del Signore era contro di loro, a loro danno. Come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato, e la loro tribolazione fu molto grande. Parola del Signore. Quale grande avvertimento noi abbiamo per la nostra vita. Quale grande esortazione, richiamo, tirata d'orecchio abbiamo per noi di non dimenticare mai di seguire i precetti di Dio. Preghiamo affinché i nostri figli e le nuove generazioni possano anche loro continuare e credere personalmente nel nome del Signore. Io ti do un forte abbraccio, ti auguro un fine settimana benedetto dall'Eterno. Vieni a celebrare con noi nella Chiesa Evangelica Battista di Cesena in via Romagna 268 alle ore 10:30, oppure insieme alla Chiesa Evangelica Battista a Rimini in via Cesare Pavese numero 8, sempre alle ore 10:30. Se tu vivi in un'altra regione d'Italia e non sai dove frequentare o ascoltare la parola di Dio, cerca una chiesa che predica la parola di Dio come ha insegnato Cristo Gesù e i suoi apostoli. Vai a presenziare, a partecipare in maniera personale durante la celebrazione, perché Dio ha un proposito per la tua vita. Dio ti benedica nel nome di Gesù. Amen.